Allora, l'introduzione immediata della jolly sosta per il periodo natalizio, ma che in realtà intendiamo anche inserire per tutto il prossimo anno, quindi questa prima introduzione servirà anche a fare un'analisi economico-finanziaria. In cosa consiste? Mezz'ora gratuita su tutti gli stalli blu, attivabile con un semplice SMS, inserendo la targa nel testo dell'SMS e ricevendo immediatamente una risposta dal sistema che attiva la mezz'ora gratuita. Questo nel periodo natalizio sicuramente è utile anche perché è il periodo di maggior commercio, ma è utile chiaramente anche ai residenti per uno scarico veloce. È una strategia che vogliamo chiaramente poi adottare per tutto l'anno e che adesso analizziamo sotto l'aspetto economico-finanziario. Quel parcheggio costava 2 euro al giorno senza frazioni intermedie. Oggi inseriamo a partire dall'11 di dicembre una tariffa di 40 centesimi a ora che si aggiunge a un abbonamento previsto mensile di 15 euro al mese già attivabile. Io come assessore al traffico non ho avviato nessuna attività fino ad oggi perché comunque il tutto è frutto della convenzione del 2020. Adesso questa è la prima opzione che abbiamo attivato perché anche chiaramente per quello che è la previsione del piano urbano di mobilità sostenibile, la convenzione con la ISIELP è una convenzione che va modificata sotto l'aspetto del piano economico-finanziario, attivando tutta una serie di attività che saranno utili a tutti i cittadini, quindi a partire dai commercianti, dai residenti, a tutti, perché chiaramente è necessario rispetto al 2020 aggiustare il tiro perché chiaramente è una convenzione che va sistemata. Quindi questa è solo la prima attività. È un'attività chiaramente positiva che inserisce una mezz'ora gratuita, ma a queste se ne aggiungeranno tantissime. Piazza Dante è un po' il fulcro anche di tutta l'operazione del sistema delle politiche e delle strategie della sosta cittadina, perché Piazza Dante dal 16 di dicembre ci sarà un'azione, è già stato fatto il sopralluogo, c'è un'azione per riprendere tutti e tre i piani e quindi chiaramente questo ci consente di redistribuire anche una serie di stalli a favore anche dei residenti, a favore di tutta una serie di soggetti. Voglio dire, manifestare qualcosa che fa parte insomma anche della possibilità che hanno i commercianti di contrastare anche qualcosa che magari loro non ritengono positivo. Io spero che comunque si possa sempre dialogare perché le manifestazioni, insomma, ho partecipato anche io a tante manifestazioni, quindi in qualche modo non vanno assolutamente frenate, vanno ascoltate, sono sempre dei segnali molto importanti. Quindi e forse l'unica cosa che dico è che siamo nel periodo più importante dell'anno, anche sotto l'aspetto commerciale, ci sono tante attività che in qualche modo temono anche questa comunicazione negativa che nel tempo si sta facendo sulla città di Teramo, perché poi dopo tutti quanti pagano questa comunicazione negativa. Quindi l'importante è sì manifestare, ma cercare poi di entrare sui contenuti, perché se si tratta di piano urbano di mobilità sostenibile abbiamo ancora 60 giorni, più di 60 giorni per sederci, parlare, come stiamo già facendo in tutte le sedi, perché il piano si può tranquillamente modificare, quindi siamo veramente aperti a tutto. Quindi sì manifestare, ma anche tanto dialogo, perché la città l'amiamo tutti, vogliamo che in qualche modo migliori, e quindi per farlo c'è bisogno del dialogo soprattutto.